Condivido davvero tanto questa iniziativa di, tra virgolette, simulazione dei lavori del Parlamento europeo e credo che sia anche un'opportunità per comprendere meglio le istituzioni europee e forse anche per avere un giorno l'opportunità di entrarci dentro, voi come staff, come funzionario, come parlamentare, come membro della Commissione. Per chi non lo sa, io prima di fare il sindaco sono stato 2 anni deputato al Parlamento europeo. Ho presieduto una commissione molto delicata che si chiama controllo bilanci, cioè controllavamo come venivano spesi i soldi dell'Unione Europea ed è un'esperienza che mi ha arricchito moltissimo, che noi certe volte siamo presi dalla nostra realtà che per quanto bella è ristretta. Quando vai in Europa ti confronti con tante nazioni, con tanti parlamentari, con tante donne, tanti uomini e comprendi che il mondo è più grande ma anche più vicino di quanto si può immaginare e che il confronto è un grande elemento di ricchezza. Chi va al Parlamento europeo trova una scritta molto bella fuori all'edificio a Bruxelles, uniti nelle diversità, una frase scritta molti anni fa, voluta tra l'altro da 2 grandi fondatori dell'Unione, Ernesto Rossi e Altiero Spinelli, beh, mi sembra che il messaggio non è che sia molto attuale. Oggi mi sembra che non siamo uniti e la diversità invece di una ricchezza viene considerata un pericolo. Quindi credo che stiamo molto lontani da quell'Europa che si sognava ed è per questo che condivido l'iniziativa che fate, perché consente di approfondire ciò che funziona, ciò che non funziona, quello che si può cambiare e che cosa possiamo fare noi, cittadini dell'Unione Europea, cittadini d'Europa, per un'Europa diversa. A me personalmente l'Europa degli ultimi anni non mi ha entusiasmato, ma la risposta certo non può essere quella di andare via dall'Europa, anche perché noi siamo europei. La risposta non può essere quella di mettere il muro e il filo spinale. La risposta non può essere quella di chiudersi in casa, chiudersi nei recinti. Come dire, siccome le strade possono essere pericolose, non usciamo più di casa. E pochi sanno che il luogo in cui c'è più violenza è la casa, molto più che la strada. Quindi se vogliamo costruire un'Europa diversa ci dobbiamo incontrare. L'Europa dove ha sbagliato secondo me? L'Europa ha sbagliato nel pensare di più alla finanza, al denaro, agli interessi, alle lobby, alle oligarchie, ai governi nazionali, ha pensato alla moneta unica, ha pensato alle merci che possono andare da una parte all'altra, ha pensato ai capitali finanziari, si è un po' dimenticata dell'origine stessa di ogni comunità, che sono le persone. L'Europa si è dimenticato un po' della solidarietà, molto dell'ambiente. Ricordatevi anche che l'Europa non ha una politica estera. Se uno fa una domanda a un cittadino europeo, dice: mi sai dire il nome dell'alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea? Non lo sa nessuno. Quando bisogna sapere della voce in politica estera dell'Europa si chiede alla Francia o alla Germania. Un'Europa forte non può non avere una politica estera. Un'Europa forte non può avere una politica internazionale di cooperazione. L'Europa ha sbagliato i rapporti con l'Africa, ha sbagliato i rapporti col Medio Oriente, è ancora troppo subalterna agli Stati Uniti. Non lo so, fate una riflessione, la butto così. Ha un senso ancora oggi la NATO? La Turchia fa parte della NATO. La Turchia ha invaso il nord della Siria e ha iniziato un processo di genocidio del popolo curdo, poi interrotto perché sono intervenute alcune potenze straniere. Noi stiamo nella NATO, nella Turchia. Possiamo accettare queste politiche? L'Italia può accettare la politica che un signore si alza la mattina, si chiama Erdogan, e dice di invadere un territorio in cui c'è un popolo che non ha una nazione? Non è questa l'Europa che vogliamo. L'Europa che vogliamo è quella che ha bombardato la Libia dicendo che in Libia si doveva esportare la democrazia e adesso in Libia è tutto fuori controllo, per poi scoprire dopo alcuni anni che si è sbagliato. L'Europa è quella che ha dato il via libera ai bombardamenti in Iraq dicendo che si stavano costruendo le armi chimiche e poi si è scoperto che era solo un alibi perché le armi chimiche non si stavano costruendo. Che Europa vogliamo? L'Europa che si abitua al Mediterraneo dove una mamma abbraccia un bambino in fondo al mare, poi ci mettiamo tutti quanti a piangere e un minuto dopo ce ne siamo già dimenticati. Non è l'Europa di Goethe, di Stendhal, di Leopardi, non è l'Europa che ha delle radici profonde, culturali, di grandi passioni, di grandi talenti. In
continente forte deve avere il coraggio di lanciare per primo le sfide. Vogliamo lanciare questa sfida al superamento del petrolio? Dobbiamo pensare che per sempre ci saranno le guerre per il petrolio e quindi per sempre ci sarà l'inquinamento, per sempre ci sarà la distruzione dei boschi perché bisogna produrre allevamenti, perché bisogna infettarli con prodotti chimici, perché bisogna produrre carta? O l'Europa è un paese in grado di dire che si può coniugare diritto all'impresa, diritto al lavoro, diritto all'ambiente e diritto alla salute? Se non lo fa l'Europa, chi lo fa? L'Europa forte deve competere in maniera paritaria con la Cina, con l'India, con gli Stati Uniti. L'Europa può ancora puntare i missili nucleari contro la Russia e vedersi puntare i missili nucleari dalla Russia verso l'Europa? L'Europa di Spinelli e Rossi era quella che parlava di un'Europa federale dal Portogallo alla Russia. La Russia può mai essere in eterno un nemico dell'Europa? Secondo me l'Europa senza la Russia non ha senso. Ed è voluto da molti che ci sia la contrapposizione tra Est e Ovest, anche se il muro è caduto, perché questo indebolisce anche la forza dell'Europa, anche nei rapporti con gli Stati Uniti. Noi siamo fratelli e alleati degli Stati Uniti. Pensate che Napoli ha rapporti diplomatici con gli Stati Uniti dal 1737, prima dell'unità d'Italia. Però a me non piace l'idea che noi siamo subalterni, dopo tanti anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, agli Stati Uniti. Non è questo un rapporto di alleanza. Questo è un rapporto di minore sovranità tra alcuni paesi e un altro continente importante come gli Stati Uniti d'America. Insomma, ci sono tante sfide, ci sarebbero tante cose da dire, ma questo mio era solamente un saluto, ma io credo che noi abbiamo le capacità per uscirne. Per uscirne però dobbiamo costruire un'Europa che non c'è. L'Europa della giustizia sociale, l'Europa della solidarietà, l'Europa dell'uguaglianza, dei diritti, l'Europa che non lascia nessuno solo, l'Europa che ha la forza di mettere insieme i suoi abitanti per costruire un mondo in cui le persone bisogna non metterle l'une contro le altre, ma unirle per difendere il pianeta. Pensate come sarebbero belle come potrebbero essere belle le prospettive del nostro pianeta se l'Europa stipulasse un patto con l'Africa e col Medio Oriente, come il Papa ha fatto con l'imam ad Abu Dhabi il 4 febbraio del 2019, dove ha firmato la Dichiarazione Universale della Fratellanza tra i Popoli. Malcolm X diceva, quando ancora la televisione non era forte come è forte oggi, vi faranno credere che voi siete infelici perché ci sono i neri o le persone diverse, e non vi faranno capire che siete infelici perché c'è un sistema che ha creato disuguaglianze economiche, che ci sta portando all'orlo della fine del pianeta, che pensa che noi possiamo consumare all'infinito perché i pesci ci saranno sempre, gli alberi ci saranno sempre, ci abituiamo agli incendi, alle devastazioni e alle guerre. Gli uomini e le donne vivono perché fanno parte pro tempore di questo pianeta. Allora, se vogliamo dare un senso alla nostra vita, cominciamo anche a vivere e non a sopravvivere, e vivere significa difendere il pianeta in cui siamo nati. La vita è un dono, la madre terra è un dono, la natura è una cosa straordinaria. Non ci possiamo abituare a tutto questo, alle immagini degli incendi in Amazzonia, alle immagini degli incendi sul Vesuvio, ai saccheggi, alle devastazioni, ai mari inondati dalle plastiche. Ma da chi dipende? Dallo Spirito Santo. Dipende da noi, dagli esseri umani. Così come ci stanno esseri umani che ci hanno portato a quello, ci devono stare esseri umani che invece invertono la rotta. Se ci mettiamo insieme e comprendiamo che la diversità è una ricchezza, perché parlare tra persone tutte uguali, io mi annoierei fino all'infinito a parlare con gente che la pensa sempre allo stesso modo, o le persone che sono tutte uguali, parla sempre con un napoletano, dopo un po' dici, oh, ci parli con uno di Verona, parli con uno di Milano, uno di Bruxelles, uno di Londra, uno di Abu Dhabi, uno di Marrakesh, è bellissimo, una mente ottusa. E l'ultima cosa la voglio dire sull'identità. Io leggo forze politiche e poi dobbiamo salvaguardare l'identità. Ma sapete chi dice questa cosa? Chi non ha un'identità? Scusate, se io ho un'identità e mi confronto con un altro, che paura ho di perdere la mia identità? Tutto al più mi arricchisco, divento più aperto. Magari posso cambiare anche idee, mi posso fare i capelli in modo diverso, mi posso vestire in modo... È bello essere diversi, no? L'identità non la perdi se hai radici forti, e l'Europa non può mai avere paura, perché l'Europa ha radici forti, l'Italia ha radici forti, Napoli. Ma Napoli come potrebbe mai perdere l'identità? E l'identità di Napoli, secondo voi, è fatta da un popolo tutto uguale, un'unica razza. Chi conosce la storia di Napoli sa che comincia da questo castello in cui parliamo, sono passati tutti i popoli: normanni, aragonesi, angioini, spagnoli, francesi, arabi, americani, tutti. E nessuno è straniero, perché nessuno può dire a un altro che tu non puoi andare in un altro posto. Ma dove sta scritto? Non ho capito. La merce può andare da Hong Kong ad Abu Dhabi, da Abu Dhabi a Roma, e le persone non possono girare il pianeta. Allora la merce è più importante dell'essere umano. Ma chi stabilisce il confine? Jean-Jacques Rousseau, a proposito della proprietà privata, disse: il problema non è chi ha messo i piombi, chi non li ha tolti.
Noi viviamo in un momento storico in cui ci hanno fatto credere che la proprietà privata conta più della proprietà pubblica. In casa la carta non la butti per terra, perché è casa tua. Nel vicolo e nella piazza butta la carta per terra perché è casa nostra. Ma non è più importante casa nostra che casa mia. Casa mia è solo mia, casa nostra è di tutti. Il pianeta è di tutti. Quindi o lo salviamo tutti, oppure poi faremo le lacrime di coccodrillo come quelli che piangono quando vedono la mamma abbracciata un bambino in fondo al mare e poi si girano dall'altra parte se salvare o non salvare una persona, come la vergognosa risoluzione del Parlamento europeo di ieri a proposito dei porti aperti, perché tutti sono bravi a piangere lacrime di coccodrillo, ma quando si devono salvare vite umane c'è tanta gente che si gira dall'altra parte. Allora tra un indifferente e un mafioso è peggio l'indifferente, perché il mafioso ha scelto in modo criminale e ne può pagare le conseguenze. L'indifferente è quello che aspetta di vedere chi vince e chi perde. Allora se noi aspettiamo vedere chi vince e chi perde, vinceranno quelli che distruggeranno il pianeta. Se invece noi ci mettiamo in movimento, saremo quelli che abbiamo dato il contributo. Almeno non siamo stati a guardare. Vinceremo? Non lo so. Ma chi non lotta ha già perso. Chi lotta può anche vincere.